un sistema integrato di sicurezza sull'intero territorio siciliano, gestire in maniera coordinata e omogenea tutti i corpi di polizia locale, garantendo così un efficace, efficiente e adeguato controllo dell'isola. La parola d'ordine è salvaguardia dei diritti di sicurezza dei cittadini. Sono questi gli obiettivi del disegno di legge in materia di politiche per la sicurezza e sull'ordinamento delle polizie locali approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica Caterina Chinnici. È una legge che vuole ricondurre ad una uniformità l'attività della polizia, riportando ad un ufficio regionale proprio l'attività di coordinamento sulla polizia locale. Una polizia locale che ha dei compiti ben definiti, dei compiti che possiamo dire vanno ad integrare quelli che sono ovviamente i compiti delle forze dell'ordine in ambito territoriale, quindi con una particolare attenzione alla prevenzione e al territorio. Il provvedimento prevede tra l'altro l'istituzione dei corpi di polizia provinciale non previsti dalla precedente normativa regionale. Presso l'assessorato alle autonomie locali e della funzione pubblica verrà invece costituito l'ufficio regionale per la polizia locale, con il compito di indirizzo, controllo e coordinamento anche operativo nei rapporti con altri corpi di polizia. L'ufficio sarà il terminale di un numero telefonico unico per l'accesso alla polizia locale su tutto il territorio regionale, assicurando così un'immediata e tempestiva gestione anche di situazioni di emergenza. È istituito proprio presso la Regione anche un numero verde, che è quello al quale i cittadini si dovranno e si potranno rivolgere per avere, diciamo, l'intervento della Polizia locale. Quindi un unico numero, un unico riferimento per il cittadino che troverà appunto presso la Regione la risposta alle sue istanze. Altro aspetto qualificante è la sostituzione del vecchio centro di formazione della Polizia Municipale con un nuovo e diverso organismo denominato Centro Regionale di Formazione della Polizia Locale. Il nuovo centro ha compiti completamente innovativi rispetto al precedente in materia di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale. Inoltre, per la prima volta, così come a livello statale, al centro viene attribuita la funzione esclusiva su base regionale di reclutamento e addestramento degli appartenenti alla Polizia Comunale e Provinciale. Prevista anche la celebrazione il 20 gennaio di ogni anno, in uno dei comuni capoluogo di provincia, della giornata regionale della Polizia locale in Sicilia.